Signori miei, è tornato. Lo stavamo aspettando da anni, ma finalmente è tornato. Oddio, bisogna anche dire che come è tornato se n'è anche andato subitissimo, però è di nuovo qui, fra noi, Super Vegito. O meglio, in questo caso, Vegito Blu. Eh sì, perché alla fine non è più un segreto. Il ritorno di Vegito è ormai realtà. Abbiamo visto l'episodio numero 66 e signori, è stato un episodio che ha regalato molte emozioni, però è stato anche un episodio che ci ha regalato dei momenti non bellissimi, bisogna dirlo. Però noi come al solito ripartiamo dall'inizio, abbiamo tutto il tempo di questo mondo, o meglio, non proprio, però ripartiamo dall'inizio e andiamo ovviamente a sviscerare punto per punto ciò che abbiamo rilevato da questo episodio. Allora, come dicevo, primo spunto, come è arrivato così se n'è andato. Arriva Super Vegito dopo un'assenza, credo, di più di 25 anni, ora non ricordo minimamente, no, forse 20 anni, comunque, è tornato ed è durato praticamente metà episodio, forse nemmeno. Ed attorno a questa durata probabilmente ci sarà qualcosa di cui discutere, però ne discuteremo un attimino più là, perché c'è un qualcosa di abbastanza strano anche ricordando Dragon Ball Z, poi vi farò capire. Però comunque iniziamo. Pronti via, se non avete comunque avuto modo di spoilerarvi l'episodio, se vi siete chiusi nella stanza dello spirito e del tempo per tantissimo tempo per cercare di non spoilerarvi ciò che sarebbe successo nell'episodio 66, beh, sappiate che a parte le anticipazioni del 65, è proprio il 66 che, nemmeno iniziato l'episodio, vi fa vedere subito il faccione di Vegito. Così ve lo spoilerà subitissimo senza nemmeno farvi vedere la fusione vera e propria. Ma questi sono dettagli. Però dopo questa partenza spoilerosa ripartiamo invece da Goku, che ovviamente sta contrastando con la sua Kamehameha, la bomba incredibile, la supernova di Zamas, chiamiamola così. E ripartiamo da questa Kamehameha perché è stata molto molto strana di nuovo. Sembrava essere partita abbastanza bene e poi ad un certo punto, non so perché, ma si è trasformata in un pezzo di materia fecale. Non so come sia stato possibile. Quindi, ancora una volta, lasciamo perdere un attimino tutti i discorsi inerenti le Kamehameha, perché abbiamo capito, in Dragon Ball Super non sanno fare le Kamehameha. Altro spunto, subito dopo la Kamehameha torna finalmente il Kaioken. Dopo che il manga ci aveva praticamente detto che il Super Saiyan Blue Kaioken non sarebbe dovuto esistere, invece torna. E questo ci fa capire ovviamente ancora una volta che in questo caso è l'anime che è canonico rispetto al manga. Infatti abbiamo il ritorno ovviamente del Super Saiyan Blue Kaioken per 10, o meglio, non proprio Kaioken per 10, però abbiamo il ritorno del Super Saiyan Blue Kaioken. Cosa molto molto figa e che sicuramente potrebbe avvicinarci ad un possibile inserimento in Xenoverse 2 come personaggio aggiuntivo dei DLC, quindi molto molto buono. Quindi dopo il Super Saiyan Blue Kaioken passiamo invece alla possibile ferita da danni di Zamas. Anzi, alla fine è una ferita da danni, perché ci stavamo domandando già dallo scorso episodio cos'era quella caspita di metà del corpo viola di Zamas. Infatti alla fine abbiamo scoperto che la metà del corpo viola di Zamas deriva dalla ferita da danni, appunto, della Kamehameha di Goku e soprattutto dei danni di Super Vegito. E quindi proprio riferito a questi danni ed anche a questa metà, che alla fine è l'unica metà del corpo di Zamas che subisce danni, qual è il problema? Prima di tutto abbiamo un errore gravissimo che è stato fatto da Zamas, ma comunque è stato costruito ad hoc, e cioè la perdita dell'immortalità. Zamas cosa avrebbe dovuto fare per essere completamente immortale? Avrebbe dovuto chiedere l'immortalità anche nel corpo di Black Goku, e quindi una volta diventati entrambi immortali ci sarebbe stata l'immortalità finale, e quindi lì davvero, se non si utilizza il Mafuba e se non si utilizza magari il potere di Zeno, è finita lì. Però così non è stato, e quindi questa è stata meramente una scelta per far concludere la saga comunque con un combattimento, e quindi proprio con la potenza dei nostri amici, senza alcun sigillo, magari senza l'aiuto di Zeno-sama. E direi anche meno male. Anche se c'è da dire che negli scorsi episodi ho notato comunque che non c'erano queste ferite da danni, cioè pur essendo stato colpito numerose volte Zamas anche alla parte destra del suo corpo, quella lì di Black, comunque non ci sono state queste ferite, quindi sembra che sia stata soltanto un qualcosa proprio creata ad hoc per questo episodio, proprio per far concludere la saga. Ma comunque lasciamo stare, perché passiamo finalmente al momento clou dell'episodio, il momento in cui Goku chiede quindi di mettere il Potara a Vegeta, è il momento in cui decidono di fondersi e diventare Vegito. Vegito,
Begito o Begito Blu. E qui direi di spendere soltanto un attimino proprio sul nome, perché mi è stato detto più e più volte: non si chiama Vegito, non si chiama Veget, non si chiama così, non si chiama colà. Alla fine il nome è Begito o Vegito, perché deriva effettivamente dal nome Kakarot e dal nome Vegeta, i nomi Saiyan dei due, appunto Saiyan. Mentre per quanto riguarda Gogeta invece si chiama Gogeta e Gogeta e basta, perché deriva dai nomi da terrestri, da umani, dei due Saiyan, e cioè Goku e Vegeta. Spiegazioni che non dovrei nemmeno dare, ma comunque diamole lo stesso. E quindi, signori, parliamo effettivamente di Vegito Blu, perché è stata forse la parte più bella in assoluto dell'episodio, e anche una delle parti più belle di Dragon Ball Super, direi. Perché diciamo che ha funzionato un attimino tutto. L'unica cosa che forse non avrà funzionato è il fatto che comunque non mi è piaciuto come è avvenuta la fusione. È avvenuta troppo velocemente, ma tantissimo. C'è stata anche un'altra cosa che non mi è piaciuta, e cioè la regola creata ad hoc qui in Dragon Ball Super, in cui la fusione dura un'ora non essendo dei Kaio. Lì davvero ci sono rimasto, non so come, lasciamo perdere, sono cose che vengono create ad hoc soltanto per far andare avanti una serie. Mettiamocelo in testa, inutile che ci perdiamo più di tempo e quindi passiamo oltre. Però comunque in questo modo ci è stata data anche la risposta all'interruzione della fusione in Dragon Ball Z. Si pensava che l'interruzione fosse dovuta al corpo di Majin Buu e quindi all'energia negativa del corpo di Majin Buu, e invece alla fine... qui dopo anni abbiamo scoperto che la fusione durava effettivamente un'ora. Anche se la cosa figa qual è? È che in Dragon Ball Z la fusione è durata molto di più di quanto è durata qui in questo episodio. Però cosa c'è che non va? Che in Dragon Ball Z questa fantomatica ora è durata ben 4 episodi, dal 269 al 272, mentre qui questa ora è durata sì e no un... 4 minuti, ora non ci ho fatto caso, però saranno stati 4 minuti. Comunque, delle cose che funzionano invece c'è ovviamente il combattimento, perché raga, l'ha fatto malissimo, l'ha distrutto, ma io non vedevo l'ora. Finalmente arriva qualcuno che gli fa un paliatone enorme a Zamas e davvero lo stramazza al suolo. Poi ha funzionato il doppiaggio, raga, fantastico, immenso. Doppiatori fantastiche. Spero che in Italia venga fatto un qualcosa del genere e venga gestito al meglio, perché signori, il doppiaggio con la doppia voce è un qualcosa di immenso. Per non parlare poi della spada dello spirito, Zamas che sta preparando la spada, si sta preparando a colpirlo, e lui di risposta da terra lo trafigge con la spada dello spirito. Mamma, fantastico, fantastico, basta, fantastico. Comunque, alla fine purtroppo queste scene dureranno abbastanza poco. Ah, tra l'altro, c'è stata anche finalmente la final Kamehameha, la Kamehameha finale, che diventa canonica. Grazie Dio, ci hai fatto diventare la mossa più bella di tutto Dragon Ball, canonica. Ci voleva. E quindi dicevo, concluso tutto il discorso inerente Vegito Blu, passiamo quindi alla parte in cui si interrompe la fusione ed entra in gioco questa volta Trunks con delle stranezze incredibili. Ma comunque alla fine qual è la morale della favola? È che Trunks conclude tutto il combattimento con Zamas ed effettivamente doveva essere lui a sconfiggerlo, perché Zamas è nato nel suo tempo e quindi doveva essere lui a mettere la parola fine a tutto. E ci sta tranquillamente, il problema è come ci si è arrivati qui, perché alla fine come ci si è arrivati? Prima di tutto con una spada che praticamente era rotta e diventa di nuovo una spada utilizzabile tramite l'aura. Ok, e va bene, lasciamo perdere. Cose che abbiamo già visto comunque con Black e magari anche con Vegito con la spada dello spirito, anche se sono cose effettivamente diverse. Però arriviamo a una cosa che comunque già si è vista, e cioè la Genkidama assorbita. E soprattutto la Genkidama questa volta assorbita da una spada, cioè abbiamo una spada Genkidama. Cosa tra l'altro che vi dicevo già vista comunque, perché l'abbiamo vista all'interno del film, ovviamente i tre Super Saiyan, dove alla fine del film Goku assorbe la sfera Genkidama da utilizzare contro C13 e quindi fa fine con un pugno all'esistenza di C13. Quindi... perciò vi dicevo che una cosa che abbiamo già visto e che non pensavo si potesse mai riutilizzare qui in questa serie, però è stata riutilizzata. È stata riutilizzata comunque ancora una volta la sfera Genkidama, e quindi alla fin fine qual è la morale della favola? La morale della favola è che sono stato contento che la serie, o meglio la saga, sia finita così, ma solo perché non è finita nel modo in cui non speravo minimamente, e cioè
con l'arrivo di Zeno, che avrebbe distrutto completamente quindi Zamas. Tra l'altro, cosa da notare anche particolarmente, perché nel momento in cui Trunks colpisce con la spada Genkidama, tra virgolette sempre, il corpo di Zamas, o di Zamas Full Power, come volete chiamarlo, c'è un effetto molto molto simile al castigatore o al punitore, al Punisher di anime di Gogeta, che quindi ci fa capire che quella sfera Genkidama è una sorta di potere molto molto simile appunto al castigatore e che serve proprio per far disperdere questo male e quindi distrugge queste anime maligne. E comunque alla fine, con il colpo finale di Trunks, si interrompe anche qui l'episodio e passiamo alle anticipazioni, perché effettivamente non vediamo nulla. Abbiamo capito che questo è stato l'episodio conclusivo della saga di Black, o meglio forse lo sarà il prossimo, ma comunque la saga di Black finisce qui. Ovviamente non voglio sbilanciarmi più di tanto, perché probabilmente arriverà proprio un video apposito sulla saga di Black e quindi sulle mie impressioni a freddo su tutto ciò che abbiamo visto. E quindi, signori, alla fine le mie impressioni sono state queste. Vi ripeto, non mi voglio sbilanciare più di tanto, però per il momento fatemi sapere voi cosa ne avete pensato, se siete rimasti contenti effettivamente del ritorno di Super Vegito, ma credo che lo sarete stati in moltissimi, e quindi fatemi sapere con un bel commentino. Ovviamente parliamo un attimino dei disegni, perché mi sono sembrati abbastanza dei livelli in questo episodio e quindi ci può stare tranquillamente, non sono stati dei disegni obbrobriosi al massimo, e quindi dai, finalmente ci stiamo avviando verso dei disegni che non dico siano bellissimi in tutti gli episodi, però nella maggior parte degli episodi sono almeno guardabili o decenti. Dio, come sto parlando, però lasciamo perdere. Quindi, signori, concludiamo qui questa review, perché davvero non ci sto più con la testa. Quindi spero ovviamente che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete il video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti, e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.